Carissimi, oggi parlerò di un circuito risonante. Qualcuno si potrà domandare, ma cos'è il circuito risonante? Beh, la parola dovrebbe già richiamare, no? Risuonare. Vuol dire che sono dei circuiti in grado di ubbidire ad alcuni segnali. Ad esempio, ma se io vi prendo un pendolo, tutti lo sapete, il pendolo, guardate il pendolo dell'orologio, no? E continua a oscillare, va all'estrema mia destra, poi ritorna a zero, va a sinistra, poi inverte la marcia. Ecco, questo è un circuito oscillante e quindi un circuito che, diciamo, potrebbe emettere dei segnali che sono legati a questa oscillazione, che è un'oscillazione meccanica. Ma noi non abbiamo soltanto la conoscenza di oscillatori meccanici, abbiamo la conoscenza di oscillatori elettronici, che sono complessi, non sto a spiegarle nel dettaglio, ma sono quelli, ad esempio, che voi avete nella vostra radio, sono quelli che avete nella televisione, sono quelli che avete nel vostro telefonino, ovvero sono dei circuiti elettronici, ovviamente, in grado di captare onde e a questo punto risuonare sulla frequenza di quell'onda. Questi sono circuiti risonanti. Ma per quanto riguarda noi uomini, donne, animali, vegetali, ci sono circuiti risonanti? Certo, la nuova medicina, la fisica quantistica inserita nel corpo umano ci fa capire che lo stesso nostro DNA è un circuito risonante. Questa doppia elica, vedete, che vi faccio vedere, oscilla esattamente come oscilla il circuito risonante che c'è dentro a questo mio telefono, o alla radio, o alla televisione, dicevo. Bene, ma abbiamo qualche cosa che ci permette di rilevare lo stato di salute generale del nostro corpo? Eh sì, lo abbiamo. Ecco, adesso io lo prendo in mano, apro, guardate, questo qui è un circuito risonante. Ma qual è l'elemento che deve far risuonare questo circuito? Qual è l'elemento che rappresenta la situazione generale del nostro corpo? È il capello, vi devo dire. Sì, il capello. Perché con la sua radice prelevato nella parte posteriore del cranio, collo, ho detto, il bulbo, è la memoria. È la memoria fino al momento in cui voi la estraete, ovviamente, no? E cosa fa? Se mettete al centro il capello, al centro di questo circuito risonante, trasferisce le informazioni. E le informazioni, secondo voi, nel cappello come arrivano? È attraverso veramente uno spettro di frequenza. Ah, caspita, questa è una cosa importantissima. Allora io sono in grado di trasferire il mio spettro di frequenza a questo circuito risonante, il quale, per la capacità dei circuiti risonanti, riesce a risuonare su quello spettro di frequenza. E poi questo spettro di frequenza, secondo voi, cosa ci servirà? È a mandarlo in un centro di elaborazione dati, che può essere nella fattispecie in Germania, ma potrebbe essere da qualunque parte del mondo, no? Via internet, i segnali relativi al mio spettro arrivano al centro di elaborazione dati e di lì, in tempi brevissimi, noi possiamo ricevere un risultato. Su cosa? Su tutto quello che mi appartiene. Allora, questioni legate alla patologia, certo, se qualcuno c'ha qualche cosa, rileviamo.
questioni legate all'alimentazione, certo, questioni legate all'ambiente dal punto di vista dell'inquinamento, certo, oppure questioni, ho detto, che hanno direttamente a che fare con la psiche, quindi problemi che sono legate alla psicologia dell'individuo, oserei dire alla sociologia dell'individuo, perché i contrasti nella società moderna come la nostra, ahimè, sono sempre dietro l'angolo. E quindi tiene conto di tutto questo. E allora questo circuito oscillante è veramente una cosa eccezionale. Poi non abbiamo forse tempo di spiegarlo, ma sicuramente questo circuito oscillante, questo circuito risonante è in grado di trasferire fedelmente tutto il vostro spettro di frequenze.